Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di No Edit. Ecco, metto il suono della campanella così vi accende la campanella del cervello che vi fa pensare: oh cazzo, devo iscrivermi al canale di Random Audiolibri, altrimenti rischio di perdere i suoi fantastici video! Allora, siamo arrivati alla terza parte del racconto Scelte di Glenvesi. Siamo arrivati al capitolo 6, quindi continuiamo da qua. Aspetta. Continuiamo da qui e vediamo fino a dove arriveremo. Buon ascolto. Vedi, un uomo può tirare avanti finché lo vuole, se sa come affrontare il tempo. Un uomo può restarsene attaccato alla scaletta di un vagone cisterna per più di 700 km se non ha altra scelta, se non ha modo di strisciare in una posizione più comoda e se il treno non fa fermate che gli permettano di spostarsi altrove. Ma per riuscirci deve ficcarsi bene in testa che il tempo non passerà fino a quando lui resterà appeso a quella scaletta. Un Dawson 18enne aveva spalancato gli occhi, ascoltando attento, incredulo ma desideroso di credere. Ora, non dico certo che sarà facile, ci mancherebbe altro, ma è proprio quando le cose non sono facili che un uomo deve imparare a esercitare il suo controllo. È quando il mondo non dà tregua che un uomo deve fabbricarsene una tutta sua. Oh, lo so, quando se ne sta appeso là, le mani, le braccia, le gambe, la schiena non sono mica tanto disposte a credergli. Quelle continueranno a credere al loro genere di tempo, ma non è qui che si deve combattere la battaglia. Secondo me, se un uomo non riesce a impedire alla sua testa di farsi fregare dai suoi muscoli, beh, tanto vale restarsene sugli alberi. Ma l'uomo può riuscirci, e il bello sta in questo. Se è deciso a farlo, può imparare a tenere la sua testa immobile nel tempo. E se impedisce al tempo di passare da questo punto in su, dita scure e callose picchiarono su una fronte bruciata dal sole, può anche impedire che le braccia e le gambe ricevano il messaggio che loro hanno ragione, che lui è rimasto appeso troppo a lungo, che non può resistere ancora per molto, che potrebbe anche mettersi il cuore in pace e lasciarsi scivolare sotto quelle ruote senza misericordia. Vedi, quello che bisogna tenere a mente sui muscoli è che loro devono ricevere qualche messaggio dal cervello prima di poter fare qualsiasi cosa. Così, se un uomo riesce a non ascoltare le lamentele dei suoi muscoli, può anche evitare di doversi arrendere a loro. Se può impedire al suo cervello di credere che il tempo passa, priva il tempo del suo significato e quello si ferma del tutto. Il tempo non è altro che una cosa prodotta dal pensiero dell'uomo, quindi se uno rifiuta di pensarlo, è come se per lui non esistesse nemmeno. Il viso in carta pecorito si schiuse in un sorriso malizioso. Naturalmente, quando il treno finalmente si fermerà e quell'uomo potrà staccarsi dalla scaletta, non dovrà fare i conti solo con i suoi muscoli. Ogni orologio umano nel posto dove è arrivato gli dirà che è un bugiardo, ma quell'uomo avrà ancora un asso nella manica, perché lui saprà che non c'era nessun sistema possibile per restare attaccato alla scaletta per 6 o 7 ore di fila, anche se adesso è arrivato dove si trova. Devono essere gli orologi e i muscoli a sbagliarsi, perché lui si trova lì ed è ancora vivo. L'uomo aveva scovato un buco nel tempo e c'era sgusciato dentro, invece di scivolare un bel po' prima sotto quelle dannate ruote. E sapendo che il sistema funziona in questo modo, lui farà meno fatica a usarlo la prossima volta quando si troverà in un impiccio simile. E Dawson aveva scoperto che poteva credergli, che doveva credergli. Si era spostato indietro i capelli lunghi e aveva annuito con decisione.
capo, seguace o individuo. Mi piace credere di aver fatto la mia scelta quando avevo 18 anni e di aver semplicemente posticipato la sua realizzazione per tutto questo tempo. Una sola volta in tutta la mia vita ho avuto esperienza diretta di un ambiente nel quale una persona poteva restare un individuo pur conservando i vantaggi della vita in un gruppo sociale. Era un connubio di indipendenza e interazione, di libertà e mutuo sostegno. È stata una breve esperienza. In seguito sono tornato ai modi di vita per i quali ero stato cresciuto e istruito. Ho permesso a me stesso di accettare una posizione sul gradino inferiore di quella scala sociale che avevo sostenuto di disprezzare. Mi sono lasciato distrarre dalle verità che credevo di aver imparato nel corso di quell'estate ormai prossima all'autunno. Ora mi dico che quelle verità e la mia fede in esse non sono mai veramente morte, ma sono soltanto rimaste dormienti. Ora cerco di dirmi che sono il figliol prodigo, con la speranza che rimanga ancora una famiglia alla quale tornare. Una settimana dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, Dawson si trovava più lontano da casa di quanto fosse mai stato. Sulla schiena aveva uno zaino e il sacco a pelo piegato. Il suo pollice destro indicava l'orizzonte alle sue spalle e nella mano sinistra reggeva un cartello che diceva semplicemente "più in là". Agli inizi di agosto si ritrovava domiciliato in un accampamento di vagabondi, fra i membri della tribù perduta d'America, come avrebbe ricordato appassionatamente in uno dei suoi numerosi diari di quel periodo. Come la maggior parte dei suoi compatrioti, aveva pensato che il fenomeno del vagabondaggio fosse ormai finito e sepolto da anni, ma quella non fu la sua sola illusione che la breve permanenza nel campo mandò in frantumi. Scoprì che non tutti i vagabondi erano individui perduti in modo irrecuperabile, falliti, incapaci di vivere nella società che il loro stile di vita sfidava apertamente. Alcuni erano emarginati, certo, ma molti erano fuggiaschi, persone troppo fiere e determinate per consegnarsi ai legami e alle pastoie di un'esistenza americana più accettabile. Avevano dei difetti? Certamente. Ognuno aveva i propri, ma non più di tanti altri che Dawson aveva incontrato lungo i sentieri della vita. Falliti? Non nelle esistenze che alla fine avevano scelto. Qualunque fossero stati i fallimenti e le incompatibilità che li avevano portati a questa scelta. Quindi, per forza, la loro scelta era stata saggia. Tutto sommato erano flessibili, tolleranti e compatibili più di ogni altro gruppo di classe nella sua esperienza. Combinavano le abitudini della sicurezza in se stessi e della cooperazione disinteressata in un modo che Dawson aveva sempre ritenuto troppo idealistico per essere praticato in ogni contesto del mondo reale. E sentiva che non c'era nessun ambiente radicato maggiormente nel mondo reale del loro. Fu allora che incontrò Oggy. Oggy era l'individuo più particolare che Dawson avesse mai incontrato. Alla sua presenza Dawson si chiedeva se lui avesse mai incontrato un vero individuo. Oggy era da ogni punto di vista solo di qualche anno più vecchio di Dawson, anche se il suo aspetto incartapecorito rendeva difficile attribuirgli un'età qualunque. Era un uomo colto, anche se aveva adottato un modo di parlare che richiedeva all'ascoltatore di prestare molta attenzione ai pensieri che lui trasmetteva. Era un uomo che aveva trovato la società americana contemporanea carente, troppo lacunosa, era solito dire, e così l'aveva scansata come meglio poteva. Era un uomo, così riteneva Dawson, di una saggezza, un'integrità e una compassione senza eguali. Tutto ciò al momento aveva avuto un notevole impatto su Dawson. Lui era, in fondo, un giovane allevato in modo piuttosto protettivo che doveva ancora sottoporre le sue personali saggezze all'acida prova del viverle. Così Oggy divenne una specie di eroe per lui. Divenne anche un amico per la vita. Oggy aveva insegnato a Dawson come scegliere un treno merci, come leggere il linguaggio in codice sulle fiancate dei singoli vagoni, per scoprire da dove venivano e dove erano dirette.
Lo istruì su come e quando salire su un treno, come viaggiarci, come scenderne, cosa fare e dove andare dopo che era sceso. Gli insegnò come riconoscere ed evitare i particolari pericoli di certi treni, dei cantieri ferroviari e delle città. E gli spiegò anche, senza mai dirlo a parole, come leggere i segni delle intenzioni altrui durante un incontro iniziale. Al fianco di Yogi, Dawson imparò come vivere senza soldi, come fare a meno del cibo quando doveva e come ottenere entrambi senza mettere a repentaglio la sua onestà. Imparò anche che l'onestà era una cosa estremamente personale, separata da ogni regola o costrizione che fosse mai stata imposta dall'esterno e che ogni uomo doveva scoprire la composizione da solo. Dawson imparò qualcosa della rete. Qualcosa alla quale Ogi si riferiva definendola l'unica anarchia funzionale esistente negli Stati Uniti. Si tratta semplicemente, gli aveva detto Ogi, di gente che bada ad altra gente, sapendo che il favore sarà restituito giù lungo la linea. Alcuni lo chiamano karma, altri dicono che è come gettare del pane in acqua. Qualcuno dice semplicemente ciò che entra nel giro torna nel tuo giro. È solo banale collaborazione, ma sono così in pochi a vivere davvero in questo modo che quando vedono funzionare il sistema ritengono che sia una grande impresa. Pensaci bene. Non ti serve nessuna carta dei diritti se non c'è nessuno che tenta di interferire con te. Oghi insegnò a Dawson la vita dura e la libertà. E sempre Oghi insegnò a Dawson come affrontare il tempo. Arrivo quasi a credere che sia tutto finito, che l'orrore sia finalmente cessato. Di aver viaggiato in avanti o all'indietro nel tempo, fino a raggiungere un periodo nel quale la minaccia non esiste. Pensare così è pericoloso. Non posso permettermi di credere simili cose, ma è difficile. Da 24 ore non subisco minacce. Guardando da questa finestra vedo solo erba e alberi sotto il sole compiacente del pomeriggio. C'è anche un ruscello. Non è certo grande abbastanza per le trote, ma certo alimenta una fitta popolazione di pesciolini, gamberetti, rane, salamandre, libellule e ragni d'acqua. Tutto quello che ho sotto gli occhi sembra completamente normale. E poi ci sono io, a chiedermi se sono impazzito. Di già, a chiedermi se l'orrore è veramente finito. Non posso avere simili pensieri. Potrebbe venirmi voglia di restare qui un altro giorno e poi, se anche quel giorno passasse tranquillo, un altro ancora. Alla fine loro mi troverebbero. Il mio tempo qui è limitato. Se non rispetto questo limite, saranno loro a farmelo rispettare. Due uomini soli sul fianco di una collina, distesi immobili fra l'erba alta che nascondeva loro la visione del mondo. Almeno quanto oscurava al mondo la loro vista. Il tiepido sole di settembre sfiorava con dita gentili i loro muscoli stanchi, spingendoli all'indolenza e all'introspezione. Di tanto in tanto, dai piedi della collina si levava il suono di qualche treno che passava. Per loro il suono era familiare, quasi benvenuto. Era un'affermazione della loro libertà e dell'infinita molteplicità delle scelte. Per tutto il resto il pomeriggio era silenzioso. Lentamente, con voce pacata, uno degli uomini parlò. Vedi, tutta questa zona un tempo era sott'acqua. Pesci preistorici e squali che nuotavano lassù sopra le nostre teste. Magari anche quel primo pesce così avventuroso. Quello che decide di strisciare sulla riva per dare un'occhiata a come andavano le cose là fuori o per allontanarsi dagli squali. Il pesce che ha dato inizio alla nostra lunga marcia faticosa. La marcia che ha iniziato a trasformare i pesci in rettili e i rettili in uccelli e mammiferi. E alcuni di quei mammiferi in qualcosa di simile agli uomini. Quella marcia che stiamo ancora continuando.
che la vogliamo o no. E forse il motivo che lo ha spinto a essere così dannatamente avventuroso è stato che lui ha guardato fin qua giù sotto di sé e ha visto noi stesi nell'erba alta sotto il sole e gli è sembrato bello. O comunque, sempre meglio che dover schivare gli squali. Magari ci ha visti e ha capito che per fare accadere qualcosa come noi due, qualcuno lungo la linea doveva mostrarsi un po' avventuroso. Forse allora ha deciso che poteva anche essere lui a mettere in moto le cose. O magari ha visto lo stadio seguente, la creatura nella quale noi ci stiamo trasformando senza nemmeno saperlo. Li vedi lassù, che nuotano? Ci fu una lunga pausa prima che il secondo uomo rispondesse. Quando lo fece, la sua voce era debolmente venata di rimpianto. No, non ci riesco. Beh, io li vedo. E sai perché? Silenzio. Perché sono là, in questo stesso momento, e nuotano come facevano 1 milione di anni fa, come hanno sempre fatto e come sempre faranno. All'improvviso è ciò che l'eternità è. Così ci ha detto il poeta e aveva ragione su un mucchio di cose, ma la maggior parte della gente non se ne accorge nemmeno. Quale poeta? Il poeta, l'unico poeta. E non parlo di Shakespeare, di Milton o del triste Eliot. No, non è uno di quelli che insegnano a scuola. Le scuole non vogliono averci niente a che fare perché lui aveva visto giusto su un sacco di cose. A loro questo non interessa. Ecco perché ho tagliato la corda quando mi mancava ancora una mezza dozzina di esami per la mia laurea. Un altro breve silenzio. Ne vuoi un esempio? Certo. Senti quel treno che arriva? Il secondo uomo si mise in ascolto, ma non udì nulla. Aspettò qualche istante prima di ribattere. Mentre apriva la bocca per parlare, le sue orecchie colsero il suono, talmente debole e lontano da sembrare impercettibile. Sì, lo sento. Bene, questo è un punto di partenza. Adesso pensa con me. Insieme torneremo indietro. Non fino ai tempi di quei pesci, un viaggetto più breve. Un centinaio di anni dovrebbe bastare. Ora pensa, il XIX secolo, l'età dell'acciaio, la nascita e lo sviluppo dell'era industriale, l'apice del cavallo di ferro. Sì, il treno che hai sentito è una delle cose verso le quali quei pesciolini hanno allungato le loro pinne, trasformandole in dita, o almeno così vorrebbe farti credere la vanità dell'uomo. L'Ovest è ancora selvaggio. Gli schiavi sono stati liberati da poco e un pugno di indiani non si è ancora arreso e continua a eseguire la danza dei fantasmi. Nota del traduttore. La Ghost Dance, danza dello spirito o dei fantasmi, fu un movimento religioso moderno che si diffuse nel Nevada a partire dal 1870, fondato sulla credenza che gli indiani dovessero riunirsi con i loro morti. Il movimento ebbe un forte rigurgito antigovernativo nel 1888 fra gli indiani delle pianure, grazie a Uovoca, un giovane discendente del profeta originale, e in seguito alle gravi carestie provocate dalla scomparsa dei bisonti. Fine della nota, si torna al racconto. Hai tutto questo nella tua testa ora? Sì. Sì? Bene. Adesso continua a pensarci sopra anche ancora per un po'. E quando quel treno spunterà ai piedi della collina, alza la testa e dà un'occhiata. Vedrai se quello che ha detto il poeta non è vero. Il primo uomo chiuse gli occhi e rimase immobile. Il secondo uomo attese ansioso, quasi senza respirare. Pensò a quello che aveva detto il suo compagno. Ascoltò attentamente, finché non gli sembrò di essere diventato tutt'uno con il suono del treno che cresceva lento. Ben presto si convinse che c'era qualcosa di diverso, che qualcosa era cambiato.
ma non sapeva se il cambiamento era avvenuto dentro di lui o al di fuori. Il treno impiegò parecchio tempo per arrivare. Quando fu certo che aveva raggiunto i piedi della collina, si sollevò sulle ginocchia e sbirciò in basso sopra l'erba alta. Poi tirò un profondo respiro e lo trattenne nei polmoni, mentre un'ondata di vertigine lo avvolgeva. Stava guardando un'enorme locomotiva nera del XIX secolo che si trascinava dietro, lungo la lucente doppia fila di binari, un tender fuligginoso e una fila di carrozze passeggeri non meno antiquate. I suoi occhi si fermarono un istante sulla miscela di fumo e vapore che usciva dal fumaiolo, scivolando poi lungo tutti i vagoni del convoglio per disperdersi dolcemente nell'aria estiva immobile. Quando il treno scomparve alla vista, tornò a sedersi e fissò il compagno che sembrava essersi addormentato. Sbalordito, tornò a stendersi anche lui nell'erba, gli occhi che frugavano il cielo sopra la sua testa. Una voce galleggiò lieve fino alle sue orecchie, come se l'amico stesse canticchiando sottovoce nel sonno. Nuota, pesciolino, nuota. Striscia, pesciolino, striscia. Costruisci, pesciolino, costruisci. Vola, pesciolino, vola. Poi manda tutto all'inferno e muori. In seguito, Dawson aveva elaborato numerose spiegazioni logiche e del tutto insoddisfacenti per ciò che era accaduto quel pomeriggio, ma la magia di quegli istanti non era mai diminuita o scomparsa dalla sua memoria. Così me ne andrò all'alba, grato di questo breve riposo. Ho raccolto in questa stanza tutto quello che conto di portare con me. Ho lasciato la finestra aperta per due motivi. Lasciare entrare la brezza, che è fresca e dolce, e consentire l'ingresso a ogni suono da sotto, eventualità che potrebbe anche non verificarsi. Ho spinto un piccolo scrittoio contro la porta della camera. So che potrebbe rallentare la mia fuga se le cose dovessero prendere una certa piega, ma potrebbe anche regalarmi qualche minuto prezioso se le cose dovessero prendere una piega leggermente diversa. Ho riempito il mio zaino con tutto ciò che potevo contenere, il cibo e l'acqua che ho trovato qui. Prenderò anche la bottiglia di rum. Forse è un'idiozia, ma mi sono detto che non possiedo nessun altro tipo di anestetico. Idiozia o no, è la scelta che ho fatto. All'alba mi rimetterò in cammino, di nuovo, verso il nodo. Una volta Oghi mi ha detto che avrei saputo ritrovarlo, se davvero avessi avuto bisogno di lui. Ora ho bisogno di lui. Se esiste qualcuno capace di sopravvivere a questo orrore, di restare vivo al tempo stesso, questa persona è lui. Se un giorno avessi bisogno di ritrovarmi, questo è il punto da cui partire. È come se la rete fosse un sistema nervoso e il nodo il suo cervello. Una parola lasciata cadere qui al tramonto, a mezzogiorno del giorno dopo viaggerà in sei direzioni diverse. 24 ore più tardi non sapresti tenere il conto dei posti che hai raggiunto e la parola raggiungerà il suo uomo, filata come un fuso, sempre che lui sia ancora nella rete in qualche punto del continente. Puoi contarci. Quindi, se avrai bisogno di me, parti da qui. Se io non fossi nei paraggi, passa parola e aspetta. Vedrai arrivare me o un mio messaggio in pochissimo tempo. Quel novembre era iniziato in modo gelido. Dawson si infagottò più strettamente nel soprabito rattoppato, batté i piedi sul terreno e annuì. Tornerò, disse a bassa voce, fingendo di sistemarsi le cinghie dello zaino. Poi fissò il compagno negli occhi, annuì con espressione più decisa e parlò con tono più risoluto. Sì, probabilmente in primavera. Rimase stupito dalla risata dell'amico. Oh sì, ti ho inquadrato, fratello, sei un tipo da bel tempo, eh? Benché la battuta avesse un tono scherzoso, Dawson sentì che il suo viso cambiava colore.
Aprì la bocca per dire qualcosa, ma non ne uscì nulla. Oghi scrollò soltanto il capo, lasciando che il sorriso cedesse lentamente il posto a un'espressione più seria. Sì, sei un tipo da bel tempo, almeno per ora. Ma non c'è nulla di male, sei ancora giovane. La vita non ti ha scottato. La culla non ti ha ancora fatto venire i crampi, ma crescerai. Sollevò una mano e strinse con forza la spalla di Dawson. Forse ci rivedremo la primavera prossima, e forse no. Prenderai la tua decisione quando sarà il momento giusto. Ad ogni modo, ricorda questo. Un giorno, quando ti sveglierai e ti accorgerai del merdaio in cui vivi, del dannato letamaio in cui tutto il mondo civilizzato è sprofondato, tirandosi dietro anche te, e magari deciderai di non volerci più restare dentro fino al collo, beh, ricorda che non sei obbligato a farlo. Hai il diritto di scegliere e nessuno può prendere queste scelte per te o dirti che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ci sono un sacco di modi di vivere peggiori di questo, anche se ce ne sono alcuni che sono più facili e più comodi. Non c'è nessun motivo per cui tu debba vivere e morire in uno dei modi peggiori. La scelta è solo tua. E questo era il capitolo 6 del racconto Scelte. Ci fermiamo qua. Il mio commento sul capitolo appena letto è che questo racconto sta diventando alquanto dispersivo e non ho capito dove voglio andare a parare, e trovo anche di difficile comprensione perché lo trovo poco scorrevole. Ma mi piacerebbe sapere anche il vostro parere, cari followers, altrimenti a cosa servirebbe la rubrica della sezione dei commenti? Grazie per aver ascoltato sino a qua, scusate per lo sbadiglio, però è l'una meno 10, adesso io vado a letto e voi potete tranquillamente continuare la vostra giornata. Ricordatemi che ho anche una pagina Facebook dal nome Random Audiolibri e che se vi fa piacere potete anche seguirmi su Instagram. Questo è il mio nickname. Non ci sono audiolibri, ma se volete farvi un viaggio nei fatti miei, nella mia vita privata, potete farlo. Ciao e alla prossima!